Da Massonger è stata identificata l'antica strada sulla sponda sinistra del Rodano in direzione del lago Léman, che era cinta di case strette ma profonde con portici. Non è chiara invece la via verso il San Bernardo che probabilmente costeggiava le terme e che comunque doveva passare nelle vicinanze. Ma tra i più importanti abitanti di Tarnaie troviamo il Sévir, il sacerdote del culto imperiale Sextus Varenus Priscus, cittadino romano la cui stele funeraria è inserita nella facciata della chiesa parrocchiale del borgo. Massonger vedrà il suo declino dalla seconda metà del III secolo, forse al passaggio dei barbari. Ma non sarà mai completamente abbandonata. A partire dal V secolo sarà utilizzata come cava per l'espansione del vicino sito di Acaunus, dove era stato martirizzato il legionario Maurizio con la sua legione tebana. È ormai sera e come antichi pellegrini in viaggio verso Roma, ci avviamo anche noi sulla strada che ci porterà domani all'ultima tappa di questo nostro viaggio. Arrivederci, piccola Massonger.